Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Quarto appuntamento con la costruzione degli elementi scenici. Questa settimana cominciamo a occuparci della murata esterna. Per farla servirà aggiungere anche questa volta qualche attrezzo nuovo. Per prima cosa, una taglierina affilata, perché bisognerà fare lavori un attimo più di precisione. E poi vi servirà del polistirolo, un pennarello indelebile con la vinilica che dovreste avere tutti in casa e degli stuzzicadenti. Ora che abbiamo finito la parte interna, bisogna cominciare a pensare alla parte esterna. Si prende di nuovo il foglio di cartone spesso e cominciamo a ricavare le misure di quello che poi diventerà il muro esterno. Per evitare di sbagliare, ho fatto un'altra sagoma di cartone e le misure di quello che diventerà il muro le sto riportando direttamente alla nuova sagoma. Naturalmente il muro esterno non sarà una parete piatta perché ci sono le varie alcove per le armi e quindi bisogna riportare la lunghezza in tutti i segmenti. Per comodità io lo ritaglierò come se fosse un'unica superficie e poi lo andremo a dividere dopo in base a quello che è più conveniente. Una volta riportate le misure della larghezza dei vari componenti, l'altezza può essere misurata tutta in una volta, tanto sappiamo già quanto dovrà essere alto. Ricordate naturalmente che il muro esterno dovrà essere più alto dei 3 pollici dell'altezza interna perché dovrà rimanere una barriera rialzata sul bordo dietro cui le miniature si potranno mettere in copertura. Normalmente le coperture in Warhammer sono alte da mezzo pollice a un pollice, quindi ho intenzione di mantenere questa come misura standard. Una volta riportata l'altezza corretta su entrambi i lati, grazie a un righello si traccia un'unica riga e poi tutto verrà tagliato con la taglierina. Non preoccupatevi di essere troppo precisi, tanto si potrà tutto risagomare poi con le forbici una volta tagliato. Una volta sagomato abbiamo ottenuto così il pezzo base su cui andremo a lavorare. Qua segnerò un'altra misura perché avere una cima del muro piatta e lunga sarebbe poco interessante. Quindi ho deciso di fare una sorta di merlatura, rendere le parti che sporgono dal muro più alte rispetto alle parti che rimangono più interne. In questo caso, essendo una grossa superficie liscia, le misure ho deciso di prenderle direttamente sul cartone, tanto c'era molte poche possibilità di sbagliare. Comunque, per essere più preciso, bastato usare due squadrette e, oltre a segnare l'altezza dei merli, ho anche riportato le varie altezze che formeranno poi gli angoli del muro. Per rendere poi più semplice piegare il cartone, ho fatto delle linee con la taglierina di precisione. Naturalmente non così profonde da staccare il pezzo, ma solo da dargli una linea di rottura su cui sarebbe stato più facile piegarlo. E a questo punto si può procedere a disegnare lo schema di quelle che diventeranno poi le merlature in base ai punti che rimarranno più esterni nella murata. Adesso che so dove tagliare, usando sia le forbici che la taglierina, in base a cosa mi risultasse più comodo per tagliare, ho tolto le parti in eccesso. Adesso la struttura dei merli è abbastanza visibile. Adesso che il pezzo è stato anche piegato, sempre controllando con la sagoma che faccia abbastanza aderenza, la struttura esterna comincia a prendere forma. Dato che una superficie piatta non mi piaceva, la trovavo poco interessante, ho deciso di creare qualcosa sul fondo per rendere un attimo più dinamico anche l'esterno, qualcosa che lo renda più bello da vedere. Per fare qualcosa di
abbastanza facile e veloce da costruire, ma che comunque abbia il suo effetto, ho pensato di dare al bordo l'idea che fosse realizzato sopra una pietraia o comunque che fossero stati ammassati dei macigni sul fondo per aumentare le difese. Il modo più facile ed economico per farlo è usare il polistirolo. Fate attenzione che non tutti i polistiroli sono uguali, alcuni si prestano meglio di altri. Quello che sto usando io qua è del polistirolo molto denso. Questa, se non sbaglio, era parte dell'imballaggio di un monitor. Altri polistiroli sono più friabili e non sono così facili da lavorare e soffrono la vernice. Fate attenzione a cosa utilizzate. Quello che uso io è abbastanza spesso da poter essere lavorato senza problemi e da non sbriciolarsi se quando si prova a tagliarlo. Il polistirolo più friabile deve essere tagliato con un seghetto a caldo, ma questo vuol dire aggiungere altri strumenti di lavoro, quindi ho preferito non farlo avendo a disposizione il polistirolo compatto. Adesso, per ognuna delle merlature, ho realizzato uno zoccolo di fondo, naturalmente facendo attenzione che l'altezza totale rispettasse le misurazioni che ho fatto. Nel caso specifico, lo zoccolo è alto un pollice e il muro nei suoi punti più alti è alto 3, per una dimensione totale di 4 pollici. La balconata interna è alta 3, quindi nei punti più alti il muro esterno supera di un pollice la balconata, dando copertura ai modelli. Naturalmente, per scrivere sul polistirolo bisogna usare un pennarello indelebile e per tagliarlo, nonostante sia compatto, bisogna usare un taglierino molto affilato. Qua serve precisione, non serve forza. Fortunatamente per me, il pezzo di polistirolo che sto utilizzando ha già di per sé delle parti larghe piatte e delle parti ad angolo, quindi ho deciso di usare gli angoli nelle parti dove le merlature sporgono e le parti piatte dove c'è il muro dritto. Usando sempre la sagoma di cartone e il pennarello indelebile, andiamo a tracciare quelle che saranno le dimensioni che il muro avrà sopra il bordo di polistirolo. Per fissare il muretto, per fissare i vari zoccoletti fatti durante la lavorazione, ho usato semplicemente gli stuzzicadenti. Tanto il polistirolo è facilmente traforabile e gli stuzzicadenti diventeranno dei pernetti, degli incastri che renderanno più stabile la struttura. A questo punto, essendo sicuro delle dimensioni, ho separato il muro in vari pezzi in modo che mi sia poi più facile lavorarlo. Non serve necessariamente che sia un'unica struttura compatta, tanto sarà la balconata interna a dargli spessore, a dargli dimensione. Non c'è la possibilità che il muro si storga durante la lavorazione, perché sarà la balconata interna a tenerlo rigido. Quindi l'unica struttura del muro è diventata una serie di strutture più piccole, fatte ognuno sia da del cartone che da del polistirolo, tutto tenuto fissato da degli stuzzicadenti, almeno fino a quando non bisognerà procedere poi a mettere la colla. La maggior parte delle colle, sia quelle per plastica che quelle per carta, tende a squagliare il polistirolo, lo fonde. Quello che sicuramente non squaglia il polistirolo invece sono le colle viniliche, il vinavil per dirla semplice. Gli stuzzicadenti servono anche per un altro scopo. Il vinavil ci mette molto tempo ad asciugare e quindi è possibile che perda la forma, bisognerebbe passare tutto il tempo a tenere fermi i pezzi. Bloccando i pezzi con gli stuzzicadenti, io ho potuto incollare il cartone agli stuzzicadenti con una colla per carta a presa più rapida, mentre la base cosparsa di polistirolo ha potuto avere tutto il tempo per asciugarsi rimanendo in forma.
per evitare che il vinavil che abbia sbordato poi rovini la nitidezza dei tagli, usando un pezzettino di carta ho spalmato bene le parti in eccesso. Mentre il vinavil cominciava ad asciugarsi, ho fissato con la colla presa più rapida gli stuzzicadenti al cartone. Non c'è bisogno di incollare gli stuzzicadenti al polistirolo, una volta incastrati rimangono sufficientemente rigidi da reggere il pezzo. Una volta che tutti i pezzi sono finiti, li ho lasciati un'intera giornata ad asciugare, di modo che la colla facesse ben presa e i pezzi poi rimanessero rigidi e non mi dessero fastidio quando poi dovevo successivamente assemblarli. E con questo quarto passaggio adesso abbiamo tutti i pezzi che ci servono per assemblare il nostro elemento scenico, ma lo faremo nel prossimo video. Se questo video vi è interessato e vi è piaciuto, come sempre, lasciate un commento e mettete un like che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo al prossimo video.